E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti al mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete venuti a tempo. Questo sarà un video un po' diverso dal solito perché voglio farvi vedere una particolare roccia che ho trovato lungo questo fiume in cui sto cercando delle pietre. Vi faccio subito vedere. Mentre stavo cercando ciottoli lungo questo alveo alluvionale mi sono imbattuto in un ciottolo molto particolare che si trova proprio là, non l'ho ancora toccato per farvi vedere. Ho subito notato, cercando lungo l'alveo, che vi erano dei ciottoli di un colore particolarmente rugginoso. In questo caso specifico, però, è molto interessante questo ciottolo perché pesa più della media di questi ciottoli che abbiamo trovato finora con l'ancherite. E con una prova di olfatto, esattamente annusando il ciottolo, si sente un fortissimo odore simile all'aglio. Per mia esperienza, questo odore, in questa ottica specifica di sassi di questo colore rossiccio rugginosi, è indicante la presenza di arsenopirite in alterazione. E ciò non mi stupisce che sia in alterazione, perché ci troviamo lungo un alveo alluvionale con un ciottolo di questo genere. Questo è il primo che trovo lungo questo fiume, ma oltre al colore rossiccio, all'aspetto rugginoso e all'odore di aglio che riconduce a dei solfuri, caspita ragazzi, i solfuri ci sono proprio. Cioè si vedono sul ciottolo i solfuri. Riconosco ad occhio dell'arsenopirite e della pirite. Queste sono sotto forma di sottili vene che vanno a passare da una parte all'altra del ciottolo. Adesso questo ciottolo sarebbe molto interessante andarlo a campionare, tagliare, segare alla taglierina e sperare che potenzialmente ci potesse essere dentro dell'oro nativo. Vi dico subito che io di solito sull'oro nativo sono molto sfortunato, perché sono tanti ciottoli che trovo, sono tanti ciottoli che campiono, che rompo, che taglio, ma di oro nativo disperso nel quarzo idrotermale mai nessuna traccia. In questo contesto i solfuri, in particolare mi riferisco alla pirite, calcopirite, arsenopirite, soprattutto in questo ciottolo, vanno a essere alterate veramente in fretta. Infatti non trovo più questi ciottoli lungo il fiume, che però probabilmente la mia ipotesi è che in montagna questi potevano contenere dell'oro, ma le pagliuzze e granuli li trovo nei sedimenti. Quindi significa sostanzialmente che sono talmente a valle rispetto alle mineralizzazioni erose che questi ciottoli sono rarissimi. L'oro qua si può trovare in queste chiaie aurifere potenzialmente, quindi già lo stato libero. Saremo così fortunati a trovarlo anche qua dentro? O è solamente la mia speranza? In ogni caso io il video lo registro, poi andasse male ci facciamo due risate assieme. Adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go In particolare ci sono delle zone, poi vi farò vedere meglio al microscopio, dove ci sono dei solfuri alterati probabilmente. Ma qua e là c'è qualcosa tra i solfuri che sembra diverso dalla pirite alterata. Infatti non fatevi trarre in inganno, spesso la pirite o i solfuri alterati hanno un colore, un cromatismo molto simile a quello dell'oro. Tanto che viene detto anche l'oro degli allocchi, l'oro degli sciocchi. Spero di non essere l'ennesimo sciocco, ma a me sembra che vi sia una traccia di oro nativo affiorante già lungo il ciottolo. Bisogna proprio andare a casa a vedere cosa si tratta. E se in caso in cui scoprissimo qualcosa, tanto meglio. Beh, altrimenti andremo sostanzialmente a frantumarla e a passare le polveri, ma spero non sia necessario, spero che valga come un campione collezionistico questo,
taglio di questo ciottolo, la visione, il microscopio non hanno dato i risultati sperati. Comunque penso che ci troveremo ancora in un altro video in cui andremo a vagliare le polveri attraverso la macinazione. Chissà che non ci siamo persi qualcosina. I'm telling you.